Sei in grado di iniziare questa breve conferenza su quello che abbiamo voluto realizzare oggi a Girifalco, non a caso a Girifalco, non a caso all'ospedale Alex, ospedale di Schiavo di Girifalco, perché dentro la festa del lavoro che stiamo organizzando e che stasera si chiude con la presenza di Simone Cristicchi, abbiamo voluto utilizzare quella presenza per parlare anche della storia, del radicamento culturale, territoriale che l'ospedale ha significato per oggi, anche del futuro, perché insomma, essendo un'organizzazione sindacale che sta dentro le dinamiche del lavoro e che sta chiedendo appunto un piano per il lavoro, per uscire dalla crisi e per provare a risollevare il paese, dentro queste iniziative abbiamo provato a discutere di cose che il lavoro possono riattivare. Una di quelle, dal punto di vista appunto culturale, è il momento che prepariamo stasera con Simone Cristicchi. Ricordo che alle 5 saremo al cinema Ariston per un momento di cultura con Cristicchi e poi la consegna della cittadinanza onoraria. Dopodiché, dentro questo contesto abbiamo deciso che, essendo organizzatori e sostenitori come CGL e altre associazioni della campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, avremo a disposizione alcuni elementi che anche su questa struttura possono aiutare a far vivere quella campagna non dentro un contesto nazionale. Abbiamo provato e stiamo provando a discuterne oggi. Io per questo ringrazio il sindaco innanzitutto di Girifalco, il dottor Marito Nocco, che tutti conoscete, per la disponibilità dell'amministrazione a discutere con la CGL di questi temi, così come dell'iniziativa di oggi pomeriggio, di quello che sarà appunto il momento culturale di oggi pomeriggio, per la piena disponibilità che l'amministrazione ha voluto darci e offrirci nel pubblicizzare, organizzare questi momenti. E devo ringraziare Alfredo Iorio, il segretario della funzione pubblica CGL Calabria, che tutti conoscete, per averlo incrociato nelle attività sindacale in questi anni, e Stefano Cecconi del Dipartimento Nazionale della CGL, che si occupa appunto delle politiche di welfare e sta seguendo appunto per la CGL nazionale della campagna Stop OPG. Brevemente, l'idea che abbiamo, al di là di quello che gli ospiti diranno rispetto cos'è previsto per la struttura di Girifalco, quale sarebbe la migliore ipotesi che invece la CGL sponsorizza dentro una cornice nazionale di interesse rispetto a che significa appunto chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, avere un modo diverso, un approccio diverso rispetto al tema e al problema del disagio psichico e della malattia, tra virgolette, malattia mentale, che è un punto che vorremmo anzi non usare, ma di uso per comprenderci. Dentro questa visione l'idea è di provare a far a intrecciare anche la campagna Stop Ospedale Psichiatrico Giudiziario, che sta andando in questi mesi in giro per l'Italia, poi Stefano ci dirà meglio, con appunto quello che è già previsto dalla Regione Calabria per questa struttura e con l'esigenza appunto però di non avere delle storie che abbiamo già conosciuto, cioè l'idea che si costruiscono solo perché c'è la struttura e solo perché quella cosa può portare fatica nel lavoro eccetera, l'occupazione, rischiare di perdere un pezzo del ragionamento, cioè quello sul recupero e sulla tutela differente dei pazienti, non come era stato fatto negli anni, ma in base a quello che Basaglia poi ha significato in questi termini per questo settore. Quindi provare a parlare di lavoro, di occupazione, perché noi crediamo, lo stiamo costruendo in questi giorni, lo stiamo costruendo come momento nostro costitutivo della CGL, la campagna del risanamento del 2013 è fondata sul lavoro,
proprio perché non lavoro partiamo, e quindi provare a dire insomma che se si guarda gli ultimi non come un problema ma come appunto insomma una risorsa, spesso questa cosa riesce diciamo a creare del benessere anche per tutto il resto della popolazione, cioè per le persone che attorno agli ultimi si uniscono per aiutarli. Questa è un po' la storia di Girifalco, un po' la storia del complesso monumentale di Girifalco, dell'ex ospedale psichiatrico, che naturalmente insomma da quella storia va presa diciamo la parte buona, la parte positiva, quella che ha portato alla ricerca, che ha portato a scoprire delle cose interessanti anche sotto il profilo medico e scientifico, ma anche dal punto di vista del lavoro, di quello che ha significato l'occupazione per questo pezzo di territorio. Io ho chiuso diciamo con la premessa, io darei la parola a Alfredo Iorio per l'intervento iniziale, se siamo d'accordo, poi insomma. Sì, vabbè, io come dire salto il ringraziamento di Vito senza commentare sicuramente. Il punto è questo, sostanzialmente la Regione Calabria ha presentato un progetto in adesione a una normativa nazionale e praticamente questo progetto dovrebbe essere mirato al superamento degli OPG e se vogliamo anche a una rivisitazione complessiva della psichiatria in Calabria. La situazione della psichiatria in Calabria credo che sia abbastanza evidente per tutti, in virtù del fatto che si sono accumulati notevolissimi ritardi, che abbiamo avuto un sistema, oserei dire, quasi di manicomiale o di custodia, se preferite, fino a qualche tempo fa, e qualcuno è ancora vigente. Ci vogliamo illudere che praticamente la legge Bassanini in Calabria sia arrivata e sia, come dire, esigibile, ma così non è. Ovvio che a una riconversione anche convulsa della psichiatria in Calabria era evidente, io sottolineerò alcuni aspetti che riguardano soprattutto la categoria, era evidente che ci fosse anche delle ricadute occupazionali, che quindi ne risentisse anche il personale, un personale che non è stato messo nelle condizioni di lavorare in equipe in funzione, come dire, della centralità delle esigenze del paziente, di non essere riconvertito professionalmente, di non essere attrezzato, come dire, dal punto di vista formativo. Quindi il baratro della disoccupazione e soprattutto intorno a questo mondo è orbitata una inappropriatezza anche delle professioni, nel senso che, credo anche in realtà non molto lontane da qui, ad esercitare diciamo questa custodia dei pazienti spesso sono stati profili professionali non adeguati, tipo ausiliari, e per tantissimi anni non infermieri psichiatrici ma addirittura infermieri generici. Questa la dice lunga sull'impostazione culturale che si è data all'approccio e al trattamento dell'ammalato di psichiatria, e le conseguenze le stiamo ancora pagando oggi, perché ancora ieri ad esempio il Dipartimento, su un problema che riguardava la provincia di Cosenza per quanto riguarda la psichiatria, purtroppo siamo a riscontrare ulteriori preoccupazioni. Bene, si presenta questo progetto. La prima cosa che oserei dire, l'attitudine della Regione Calabria ad attivare praticamente processi di questo tipo, anche importanti, e di riconversione, questa attitudine a fare a meno delle organizzazioni sindacali, come se i lavoratori in questa vicenda non c'entrassero, o addirittura come se alcuni processi di riconversione da questo punto di vista potessero anche fare a meno di quell'esperienza professionale che i lavoratori potevano dare e il sindacato sul piano dell'organizzazione sindacale potesse appunto contribuire a tanto.
Ed è, sono proprio le carenze che mancano nel progetto che è stato presentato, tenendo conto che questo progetto parla sostanzialmente di investimenti, soprattutto dal punto di vista della ristrutturazione. Siamo in presenza di investimenti che riguardano ad esempio la struttura di Girifalco per ben 5.900.000 euro, 10 miliardi di vecchie lire. È un residuo del finanziamento dato dal governo per quanto riguarda il recupero di una struttura ex articolo 20 pubblica che è messa, che è stata presentata appunto dall'ASP di Cosenza. L'apporto che è venuto meno, ad esempio, nel confronto con la categoria è sull'impostazione anche della modulistica. Ora, già dire moduli e già parlare di posti letto significa che concettualmente si sbaglia l'approccio col problema della psichiatria, perché il posto letto ha un confine molto labile con la custodia, il posto letto ha un confine molto labile anche con la cura tradizionalmente intesa. E soprattutto, ad esempio, per quanto riguarda Girifalco, io mi permetto di dire al sindaco Leonotti, poi magari lo espliciterà meglio anche Stefano, la questione dell'inseguire, un po' per la verità di tutta la Calabria, questa cultura del posto letto, fa sì che, ad esempio, per quanto riguarda questo progetto, a Girifalco si presentano due moduli che in teoria dovrebbero essere di 20 posti letto, poi strutturalmente abbiamo una struttura che ne accoglie 30 e una che ne accoglie 10. E quindi da questo punto di vista noi riteniamo che sia da rivedere l'approccio in un contesto che anche per quanto riguarda l'impiego delle varie professioni ci sia proprio per le esigenze, per la centralità che bisogna dare alle esigenze del paziente, soprattutto il bisogno di ricorrere a un impiego multiprofessionale, proprio in virtù del fatto che stiamo ragionando di pazienti che per i due terzi appunto sono dimissibili, quindi possono essere tranquillamente inseriti anche in un contesto di recupero, in un contesto sociale. Dovremmo parlare di professioni che appunto diano completezza a questa cosa. Vede, quando io leggo pur nel progetto, non che lo voglia esasperatamente criticare, ma che viene scelta Girifalco, giustamente questa è una qualità che fa parte, come dire, un po' di tutta la Calabria, ma l'accoglienza che Girifalco tradizionalmente ha dato alla psichiatria è stato un fattore determinante anche nella scelta. Ma quando si scrive che oltre a questo fattore positivo di Girifalco si aggiunge pure che c'è la caserma dei carabinieri e quindi da questo punto di vista diventa un elemento a favore per insediare il paziente psichiatrico, questo è un ulteriore elemento che secondo noi denuncia ancora una volta l'approccio che non è molto condivisibile al problema. Quindi da questo punto di vista noi speriamo, mi dispiace, io qualche esponente della regione. Giallaro, il presentatore del progetto, il dottore Rubens Curia, da ieri ha dato l'intenzione, quindi vedremo un po' con chi interfacciarci rispetto a questo problema, in virtù che la prova per il superamento degli OPG ci consente di avere un confronto con la regione che mi auguro da questo punto di vista per quanto riguarda appunto il problema della psichiatria, che poi il problema lo è fino a un certo punto, ci dia l'opportunità di avere un confronto con la regione e con la giunta Scopelliti, che ripeto da questo punto di vista ha scarsa attitudine al confronto con l'organizzazione sindacale. Ma diventerà inevitabile in virtù di un fatto che i conseguenti problemi che si hanno sul piano delle ricadute occupazionali portano i lavoratori a protestare vibratamente.
e gli incontri, se non ce li danno, siamo abituati a prenderci con manifestazione dei lavoratori sotto il dipartimento, sotto la regione. Ci dispiace usare questi mezzi, però riteniamo che un problema di questa entità, di questa portata, che se vogliamo vada condotto dalla legge Basaglia in avanti, non è un problema che può essere ricondotto solo all'esclusività di qualche dirigente che magari dà un'impostazione concettuale tutta personalistica appunto della cosa. E questo sta succedendo perché avremo il problema in provincia di Cosenza e quindi da questo punto di vista abbiamo intenzione davvero di riprenderci uno spazio che come sindacato non siamo assolutamente disponibili a rinunciare e a lasciarlo appunto all'esclusività della regione. Io concludo con questo, ringraziando anche la Camera del Lavoro per questo invito che ci ha dato l'opportunità di evidenziare, almeno dal nostro punto di vista, alcuni problemi che poi specificatamente per quanto riguarda anche l'approccio al superamento degli ex OPG siano saranno esplicitati meglio da Stefano. Io voglio solo ricordare una cosa, 3-4 sere fa su Sky, per chi ce l'ha, è stato proiettato un film, il titolo del film era sbagliato perché non era quello che avevano messo, ma il film era Qualcuno volò sul nido del cuculo. Io credo che la scena finale di quel film sia metaforicamente importante quando il grande capo, si denomina, strappa quella fontana e sfonda le finestre e la rete di quel presidio. Magari sapendo di non essere originale nel ricordare questa scena, però credo che forse noi tutti insieme possiamo davvero aiutare a passare quella fontana contro la rete. Grazie. Tanto per riprendere subito il dottor Freddi, io una volta frequentavo Facebook, il mio profilo era qualcuno con lo studio del cucuro, quindi non avevo quello, era Giuseppe, me l'ha ricordato per dire quanto ci tengo, anche perché io abito, sono cresciuto a 10 metri, c'era la casa, quindi ho sperato che si chiama con un studio in tutti i sensi, ma al di là di ringraziare l'opportunità che Cicciola mi ha dato stasera di dire anche che l'amministrazione deve dire anche la sua per quanto riguarda l'OPG, devo chiarire ed è giusto che il ruolo che ha avuto l'amministrazione, senza entrare in merito, e la vostra concezione, che sembra una concezione che la cultura di sinistra ha sempre avuto, pari presto alla dignità dell'uomo, la cultura storica che ci sempre ci ha contraddistinto. L'amministrazione di Gini Falco ha cercato, partendo appunto dalla cultura psichiatrica che ci contraddistingue, ha cercato di entrare in gioco, tra virgolette, per quanto riguarda l'OPG, cercando di sfruttare nel senso di entrare nei meccanismi di una legge, che è la legge proposta. Di cercare di sfruttare quello che era la proposta. Che era quella di sfruttare la proposta di legge del senatore Marino, cerchiamo il superamento dell'OPG creando soluzioni strategiche per questi lavoratori, che è giusto che si dica, dipende parte della sanità e parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi Gini Falco ha proposto, forte della sua cultura psichiatrica, ha proposto che l'OPG venisse individuato a Gini Falco. Certamente l'amministrazione non ha né le capacità scientifiche, tantomeno le capacità tecniche di entrare in merito a quello come va strutturato l'OPG. La nostra, la nostra forza era quella di mettere in atto i meccanismi amministrativi che ci permettessero
di rivalorizzare la storia, è una struttura che nonostante gli anni mantiene sempre lo stupaggio, una struttura che è stata dal punto di vista scientifico e culturale una ricchezza per Genova. L'amministrazione ha ritenuto che di perseguire la proposta di legge del senatore Marino doveva essere giusto e siamo riusciti ad avere il nostro incontro con la regione e a proporre i motivi per cui ci rifarlo si candidato. Dopodiché quello che ha detto Alfredo Iorio per quanto riguarda la scelta della regione, se che tende a istituzionalizzare ancora l'OPG e non demandarlo sui territori, sulle gestioni di altre situazioni, questo sia un fatto culturale, un fatto in cui ognuno deve dire la sua e ognuno deve dare la forza, con tutti quei metodi sulla concertazione, l'incontro, la dialettica che ci contraddistingue dalle bestie con la dialettica per riuscire a trovare la soluzione migliore soprattutto per le persone che hanno questa condizione di essere dipendenti dall'amministrazione di giustizia che avere problemi di salute. Quindi qual era lo scopo dell'amministrazione? Rientrare in campo dal punto di vista della cultura psichiatrica, riproporsi come Girifalco, come chi riesce a ancora avere un ruolo nella psichiatria, con tutti i limiti che credo che stamattina sicuramente e Stefano sarà ancora più dettagliato che questa legge propone, e nel contempo porre all'attenzione la ristrutturazione di un manufatto che fa parte come amministrazione, fa parte di un processo più globale. Sul monumentale il comune di Girifalco ha investito con i PIS, cioè abbiamo benissimo scegliere un investimento in altre zone, l'abbiamo investito qua abbiamo un manufatto, l'ex cucina, siamo proprietari della provincia, l'altro è proprietario di terreno, abbiamo investito su un orto botanico perché siamo convinti che le persone più svantaggiate possono, con le cooperative di categoria B, possono gestire situazioni se si dà l'opportunità di creare quelle forme di investimento. Quindi noi ci crediamo in questa struttura, anche perché è una delle strutture, l'unica struttura su cui possiamo puntare per quanto riguarda la rivalorizzazione e rimetterci in discussione con tutti i limiti che tu giustamente hai detto. Ma i limiti non sono nostri, i limiti sono di una regione e di uno Stato che ha impostato questa legge. Se ci sono i margini, come ci saranno, per migliorare, più grande che la CGL non riesce a proporsi e a proporre idee giuste, perché non entro in merito minimamente. Se i nostri ricoverati in tutta Italia è sufficiente un modulo di 20, giustamente non capisco perché un modulo deve essere 40. Cioè, credo che ci sia qualcosa, qualche meccanismo che non ha funzionato, non è stato bene oliato o inteso, ma sono problemi che secondo me se si riesce a riaprire, anche se la regione Calabria è un po' sorda, un po' tarda, se si riesce a riaprire un tavolo di discussione, credo che tutti quanti, il comune certamente non si metterà fuori per quanto riguarda per migliorare la proposta di legge, per migliorare un progetto, credo che questa è la forza forse possiamo avere quei risultati che riescono ad Girifalco ad avere una continuità della cultura psichiatrica, dare dignità secondo nuove scienze, secondo nuova sensibilità ai malati che per profilo hanno bisogno di cose ben diverse, e quindi credo che insieme si può migliorare un progetto di legge e che ancora ci sono tutti i margini per uscire in ruolo. Certamente noi non siamo per lo scontro, non siamo unicamente per migliorare, ma non soltanto per quanto riguarda la psichiatria, per tutte le problematiche amministrative. Dal dialogo forse si può riuscire ad arrivare a una mezza verità, con lo scontro si crea soltanto divari in cui o il più forte o il meno forte può avere la vittoria o la perdita. Quindi io come amministrazione mi sento dal punto di vista di aver raggiunto lo scopo che almeno Girifalco è ritornato in un progetto per quanto riguarda la psichiatria. Se questo progetto va migliorato, ci sono le condizioni per migliorarlo, credo che l'amministrazione non si può estraniare unicamente da questo dovere. Quindi concludo ringraziando i presenti, ringrazio soprattutto Giuseppe Valentino che ci ha dato l'opportunità di questa mattina, ma che in modo intelligente si sta cercando di valutare quali sono i presupposti per andare tranquillamente avanti a favore soprattutto del malato di mente, che deve restare, ma deve stare sempre in centro dell'attenzione. Le nostre recuperazioni mentali, sull'istituzione mentale, credo che siano il corollario. L'argomento principale deve stare sempre il malato. Grazie.
che è frutta e scoraggiato. Se due cose diverse sono la stessa cosa. Dispiaciuto e scoraggiato. Se due cose diverse sono la stessa cosa. Sono diverse. Dispiaciuto, ma uno quando è dispiaciuto si può scoraggiare. Certo. Quindi questo qua, come se fosse un trattato. Se non vuoi, io stamattina come sono, dispiaciuto o scoraggiato. No, questo è da lei. Grazie a Mario Donofrio per le sue considerazioni, il suo intervento. Noi raccogliamo anche lo spirito con il quale l'amministrazione si pone rispetto alla discussione che abbiamo messo in campo, sapendo appunto che i soggetti sono differenti, sono diversi i soggetti con i quali ci confronteremo in questo percorso. L'importante è mettere insieme il percorso e provare, diciamo, a guardare dalla stessa parte, dalla stessa direzione da questo punto di vista. Per le conclusioni, Stefano Cecconi del Dipartimento Nazionale Welfare della CGL, che ringrazio per essere voluto, diciamo, essere qui con noi stamattina. Grazie a voi intanto, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie perché io Girifalco la conoscevo bene, però fisicamente non c'era ancora stato. E considero questa un'occasione di incontro per parlare anche tra amici in qualche modo, dove in un dialogo sincero ci si può anche confrontare con posizioni che non sempre coincidono, è normale. Anzi, deve essere così, perché così si aiuta a crescere tutti quanti. Io parto da una cosa, parto dal fatto che sono stato invitato per parlare di questo lavoro, di questa battaglia, di questa campagna che stiamo facendo in tutta Italia per chiudere finalmente il residuo dei manicomi, l'ultimo baluardo dei manicomi. Qui penso che molti di voi ricordino bene che cos'era Girifalco, con gli aspetti anche, immagino, positivi di relazione tra gli ospiti, della cittadinanza, eccetera, ma insomma, che cos'era il grande manicomio di Girifalco e come venivano considerate le persone malate di mente. Fondamentalmente persone da escludere, da portare via dalle loro case, dai loro territori, perché 1000 persone non è possibile che fossero nate tutte a Girifalco. Penso che gran parte delle persone che erano qui ricoverate venivano da altre parti della Calabria, venivano strappati dalle loro terre, dalle loro case, dalle famiglie, dalle case, perché considerati da escludere e da rinchiudere. Questa è stata per anni la risposta a chi era di disagio mentale, malato di mente. È vero o no? È stato faticoso, difficile chiuderli questi posti. Perché si sono chiusi? Per provare a restituire dignità e diritti ad ogni persona, anche una persona che si alza qui mentre stiamo parlando ci chiede una sigaretta, in cui è evidente che c'è qualcosa, no? Però siamo tutti persone. Quanto ci abbiamo messo a chiudere questi manicomi? Ed è vero che li abbiamo proprio chiusi, perché per chiudere i manicomi bisogna che le persone si offrano servizi, case, lavoro, bisogna che la famiglia sia sostenuta, che vada qualcuno a casa ogni tanto a capire cosa succede, perché se no le persone, le famiglie da sole con gli ammalati in casa si caricano di un peso che è insopportabile e così via. Allora, però qualcuno può dire che è giusto riaprire i manicomi perché i servizi di salute mentale non funzionano come dovrebbero? A volte qualche familiare me lo dice, Cecconi, siamo talmente soli che quasi quasi vorrei fosse riaperta una struttura. Poi ci si ragiona insieme, perché la disperazione porta a dire anche queste cose. Ma qualcuno può immaginare che sia giusto ancora nel 2013 riaprire dei luoghi in cui le persone vengono rinchiuse perché malate di mente? Allora, se noi partiamo da questa riflessione, capiamo perché abbiamo fatto questa battaglia a livello nazionale. In tutta Italia ci sono ancora 1500, sono tra i 1000 e 1500, non importa quale numero esatto, persone che sono chiuse a chiave dentro i manicomi criminali. Intendiamoci, una parte di queste persone ha commesso dei reati gravi e dovrà restare custodita, chiaro? Cioè dovrà essere sottoposto a una misura detentiva.
Attualmente però non è così, perché? Perché c'è ancora il codice penale italiano ha stabilito che i matti e le persone malate di mente che commettono un reato e sono dichiarate incapaci di intendere e di volere, se socialmente pericolose, non devono essere incarcerate. Sembra che sia una specie di opera misericordiosa. Non ti incarcero, in realtà poi lo faccio lo stesso, perché ti incarcero dentro un PG. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questa è la situazione. Come si fa a superare questa situazione? Questa sera con Cristichi, mi spiace di non potermi fermare, perché, ma lo rivedo il Simone, perché di questo potevamo fare una bella chiacchierata con il sindaco, il segretario della Camera. Come si fa a superare una situazione così complicata? Perché al tempo dei manicomi, con la 180, quando si riaprirono i manicomi, la prima cosa che fu abolita fu la legge che obbligava al trattamento sanitario obbligatorio le persone che finivano lì dentro, togliendo il potere al magistrato e al direttore dell'ospedale psichiatrico. Sapete, il direttore dell'ospedale cosa poteva fare? Farti uscire o farti star sempre dentro? Quella legge decise questa cosa, quando invece con la chiusura degli OPG non sta accadendo questa cosa, questo che complica la vita. E in fondo la Regione Calabria, quando scrive la sua delibera, che io non condivido, ma è onesta nell'impostazione, non la condivido quella delibera, lo spiegherò perché. Però è onesta perché dice, guardate, siccome il codice penale non è stato modificato e noi nei prossimi anni continueremo a avere persone che il magistrato dovrà spedire, scusatemi la parola, ricoverare in una struttura chiusa a chiave, in misura di sicurezza. Ho bisogno di fare queste strutture. Glielo dice in parte anche la legge. E quindi siamo in una situazione complicata. Vorremmo che non si riaprissero i manicomi per le cose che ci siamo dette anche adesso, e anche il sindaco ha appena detto di condividere, perché è ovvio, se si ha un'idea dell'uomo e della persona di un certo tipo, non si può che dire che il manicomio non può essere aperto. Ma come si fa in questa situazione? Come si fa a evitare che, pur essendo presente una legge che dice l'abbiamo superato l'OPG, però non è ancora chiusa del tutto questa stagione, perché il codice penale prevede comunque per alcune persone l'internamento. Capite che è un casino, scusatemi l'inglese. Allora, in questa situazione la legge dice che si fanno anche strutture dove internare le persone in misura di sicurezza secondo quanto prescrive il magistrato, ma la legge non dice che si fanno solo strutture in cui internare le persone, dice che si fanno tante cose, comprese le persone che non possono essere dimesse e che non possono avere una misura di sicurezza alternativa a quella del ricovero dell'OPG. Cioè il magistrato dice, io questa persona credo che gli faccia male andare dentro un OPG o un mini OPG, cioè gli faccia peggio che non se lo mando da un'altra parte, dovrà essere seguito da una comunità, potrà essere mandato in alcuni casi perfino a domicilio, seguito dal servizio, dovrà essere affidato invece a un gruppo appartamento, insomma quello che servirà, perché non siamo tutti uguali a seconda della gravità della situazione. Se è una situazione molto seria dovrà essere affidato a una comunità ad alta intensità in cui ci sia assistenza forte. Se è una situazione in cui la persona è più autonoma, molti ragazzi in OPG sono ragazzi che hanno commesso reati bagatellari. Allora, qual è il problema? Il problema è se noi riusciamo a evitare che la chiusura di Barcellona Pozzo di Gotto, dove soprattutto sono internati ancora per la persona della Calabria, finisca con l'apertura di un OPG in Calabria, magari proprio a Girifalco, almeno una legalità a Girifalco o a Reggio Calabria. Ma si riapre un manicomio criminale più piccolo, ma neanche tanto, al posto di uno che si chiude, perché se no non stiamo superando. Allora, stop OPG dice di no, è chiaro? Così non ci sono più, ero anche scritto al segretario. Perché? Che cosa si può fare allora? Intanto capire quante sono le persone internate a Barcellona, ad Aversa, io lo so, o a Reggio Emilia, qualcuna è finita anche a Reggio Emilia. Di queste quanto possono essere dimesse? Quante sono persone che se i servizi di salute mentale li seguissero un po' potrebbero evitare di finire come suggerisce la legge?
e sollecita la Corte Costituzionale, quanti sarebbero? E quanti sarebbero quelli che potrebbero non solo essere dimessi, ma da qui davanti, perché si continuerà a diventare internare, avere misure alternative all'internamento, perché non è mica bello comunque finire in una struttura richiusa, non è mica tanto una passeggiata. Allora poi diciamo quanti eventualmente potrebbero essere i posti necessari in una struttura più protetta, più chiusa, in cui il magistrato dice io lì devo mandare qualcuno perché devo essere sicuro che di lì è davvero in misura detentiva. È chiaro? A Cristo Dio, ma 40 posti letto chiesto. Asili fanno? Scusate, è vero che c'era bambini, ma sì, ma così che qui del manicomio, asili fanno, è chiaro il messaggio. E lui l'ha capito subito, da cui parlavamo, ha colto questa cosa qui. Perché è ovvio che c'è da una parte la spinta che io capisco ed è importante a recuperare un patrimonio della comunità, a fare un investimento che può creare pure economia indotta, positiva. Allora il problema è vedere se si possono spendere meglio questi quattrini, che si possono creare comunque opportunità di lavoro e di investimento che non riaprono una stagione manicomiale, seppure in dimensioni ridotte. Anche se tanto ridotte, attenzione, perché poi quando si aprono strutture, le strutture tendono a esserci, a allargarsi e a riempirsi. Perché se spendi tutti i soldi lì non hai più soldi per fare il budget di investimento per evitare che una persona sia ricoverata, provare a dimetterla, non hai più i soldi per dire questa persona invece di tenerla chiusa in un letto, magari legata a delle campi di alcune realtà, prova a vedere se riesco a farlo lavorare un po'. E poi se lo sposto, perché deve stare a 200 km da casa sua, se può starsene più vicino. Poi guardate, che qui vedo molte persone come me che hanno i capelli bianchi, ma dentro gli OPG ci sono tanti ragazzi e ragazze, giovani, ma possiamo pensare che sia il loro destino restare chiuso in una struttura? Anche ben oltre la misura di sicurezza, ci sono persone, ragazzi giovani, che sono dentro da 8, 10, 12 anni e avevano una misura di 2 anni. Perché sono dentro? Perché sono dei mostri? A parte i casi più gravi. No, perché i servizi di salute mentale non hanno preso in carico. Ma se io i soldi li spendo dentro la struttura che mi chiude, non ho più i soldi, soprattutto in alcune regioni, per garantire l'assistenza alternativa. Ecco, io vi pongo queste cose, ma non in modo che lo avete colto, per rispetto, ma lo dico con grande sincerità, perché abbiamo questa impostazione. Allora, anche la discussione sul recupero di giri falco, sul fatto che questa è una comunità che ha un patrimonio così importante, è importante per la comunità, è un patrimonio fisicamente importante, va inserita però dentro una riflessione di questo tipo, altrimenti badate, facciamo un'operazione, ecco perché la regione, a me non interessa in questo momento, che non è il problema mio, il sindaco del comune, il problema mio è la regione Calabria, può essere che una regione così, da come risposta alla chiusura dell'OPC di Barcellona a Pozzo di Gotto, la riapertura? No, è possibile che devono tutti finire dentro lì, tutti di nuovo rinchiusi? Perché se il senatore Marino, con cui ci siamo confrontati più volte, ci dice nelle relazioni conclusive che almeno un terzo delle persone sono dimissibili sicuramente perché sono in proroga, hanno subito una proroga, un altro terzo è destinatario, cioè ha subito una misura di sicurezza, ma per reati che si chiamano bagatellari, per reati minori, c'è chi si è travestito da donna, quindi quel giorno gli andava così, un altro che ha fatto una cosa sbagliata perché ha rotto la vetrina con una slot machine. Ci sono casi, quindi, non comportamenti che sono accettabili, ma non certo da finire dentro un manicomio criminale per anni e anni, Cristo Dio. Allora, come facciamo? Come riusciamo in questa situazione? Come possiamo provare a vedere se davvero... Lasciamo stare per un attimo questo fatto, perché io sono qui parlo di... Io in Italia non posso immaginare come CGL nazionale e come Stato PG, che se chiudo gli attuali ospedali psichiatrici mi si riaprono 800.000 posti letto ancora in tutta Italia, di ricovero coatto, con le chiavi, con le porte blindate. Io farei una roba che è con il dito, quando si è basaglia si rivolta una volta e la torna. Ma c'ha ragione? Allora, tutto qui. Dobbiamo provare a affrontare questa cosa con questo spirito. È uno spirito faticoso, perché è più impegnativo a farsi carico di problemi sociali. Poi vediamo, insomma, vediamo come cosa succederà, perché
a chiacchiere si fa presto, infatti sono più complicati. Aspetta un attimo che finisco, ho finito, così lasciamo. Quindi volevo proporre questa riflessione: la campagna continuerà, è lunga l'Italia, noi tra ottobre e novembre saremo da Barcellona a Pozzo di Monto, dalla Sicilia risaliremo fino a Castiglione delle Stiviere a Milano, dove c'è l'ultimo, anche lì c'è un manicomio criminale, anche a Castiglione è bello, i fiori alle finestre, alle sbarre colorate. Non è Mantua, Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantua. È molto bello, ma è un manicomio. Vi assicuro che quando entri il primo momento dici che bel posto colorato, con i fiori, con gli uncinetti, con il lavoro. Poi dopo un po' che comincia a girare e dici, ahi, questo è un manicomio, eh. Di lì non si scappa, non si entra. Si entra ma non si entra. Ecco che allora dobbiamo evitare questa cosa. Ti chiedo davvero, con grande, lo dico proprio con sommessamente, senza nessuna pretesa di imporre a nessuno chissà che cosa, ma in Italia noi siamo un faro nel mondo perché abbiamo fatto la 180, un faro. Certo, la 180 è una legge come la Costituzione, ben scritta, ma ancora non applicata. Se non è applicata piano piano come la Costituzione, poi la persona non ci crede. Quindi vi chiedo davvero di riflettere con questo spirito, e con questo spirito abbiamo detto chiaramente alla Regione Calabria, al Ministero della Salute, che il progetto che hanno presentato noi assolutamente non lo sosteniamo. Grazie a tutti. Per la disponibilità a discutere di questa cosa, io credo, insomma, che dobbiamo cogliere quel spirito, insomma, che sta, al quale se non ci richiamava. Credo, insomma, che Simone Cristicchi oggi ci darà una mano da questo punto di vista, essendo una persona sensibile, impegnata dal punto di vista culturale sul tema, e penso che noi possiamo chiedere, insomma, a Simone Cristicchi di diventare un po' un rappresentante, un nostro alleato di questa tipo di battaglia, la campagna Stop UPG, e immagino, insomma, in questo percorso la tazza di Girifalco possiamo costruirla con la campagna nazionale. Quindi, insomma, credo che ci sarà molto tempo nei prossimi giorni di confrontarci, di lavorare, di iniziare, diciamo, a ragionare anche con le strutture della Regione Calabria, aiutati da questo tipo di processo che oggi, insomma, abbiamo provato a mettere insieme. Grazie a tutti voi, vi ricordo anche...